La Serenity Art, nel solco dell'esperienza acquisita nel quadriennio 2014-2017, ha ritenuto conferire un riconoscimento speciale, qualificandolo come Notoriety Winery 2017, alle cantine Antonio Caggiano di Taurasi, in qualità di casa vitivinicola più conosciuta da consumatore trade per l'area penisola sorrentina. Motivazione addotta al lustro del riconoscimento è quella di una spiccata e capillare conoscenza del brand in un'area di particolare interesse per il turismo nazionale ed internazionale. Ad onore del quale gli interpellati hanno elogiato il prodotto come degno di rappresentare nel settore enogastronomico le eccellenze e le tipicità del Made in Italy. L'associazione culturale Serenity Art è un onore consegnargli il premio Notoriety Winery 2017 alle cantine Antonio Caggiano. Cavalier Caggiano, questo premio di notorietà è stato assegnato grazie ai consumatori. E che cosa ne pensa di questo concorso dove i consumatori sono i veri giudici? Anche perché l'editoria specializzata in tal senso guida i giudizi in tutt'altro modo, seguendo logiche di marketing che non ci appartengono. Prima di tutto vi devo ringraziare, ringraziare a voi che avete organizzato questa bellissima cosa e ai consumatori che ci hanno dato questo giudizio positivo. Io dico sempre, il consumatore è quello che valorizza l'opera di una persona. Dico, una bottiglia di Taurasi potrebbe stare in questo momento in tanti posti del mondo, è una bottiglia, viene degustata da tante persone, allora ognuno esprime il proprio giudizio, non sono gli esperti, ma solo i consumatori, perché il vino è una bevanda che deve piacere a chi la beve praticamente. Allora se il giudizio è positivo, vuol dire che qualcosa di serio, di buono stiamo facendo. Taurasi era l'Aglianica, lo scalo ferroviario era il punto di partenza quando questi vini venivano portati in Piemonte, in Toscana, in Francia, e li usavano per tagli. Ma io volevo un vino che si riconoscesse nel mondo come un Aglianico in purezza. Costruito questa cantina, l'ho realizzata recuperando materiale da demolizione di fabbricati, ho realizzato questo mio grande sogno. L'altro grande sogno è quello che ci state facendo oggi voi, questo è un sogno perché voi... Per noi è un onore. No, il piacere è mio, ma soprattutto per il vostro interesse, ma soprattutto per il giudizio positivo che danno i consumatori. Ritenendo la sua esperienza ad alti livelli, ci fa piacere chiederle l'opinione sulla nostra idea messa in atto di un club di wine lovers al fine di rendere continuità al lavoro e quindi al premio e perché no considerarlo un master teachers in futuro. E questa è una grande idea, come già abbiamo detto, perché in effetti voi date la possibilità di fare giudicare agli altri il lavoro degli altri. E il giudizio è un giudizio sincero, sereno, non pagato, perché molte volte, sai, le questo guide, è molto le, questo è importantissimo, perché le guide, sai, molti vengono qua, facciamo un bel servizio, vi costa tanto, io dico mi dispiace, per questa volta se volete fare il servizio ve lo faccio fare gratis, la prossima volta pagate voi a me. Io vi auguro un grande futuro e spero di vedervi ancora, spero di vedervi, ma sicuramente ci vediamo ancora. Non per il premio in se stesso, ma per il lavoro che fate. Questo è bellissimo, lo terrò esposto, lo terrò qua, lo faccio perché è un giudizio sincero, vero? E questo ci onora e ci fa andare avanti con grande entusiasmo e grande piacere. Lei che si è sempre speso per il territorio, cosa pensa che serve all'Irpina per crescere nel settore vitivinicolo? In Irpina ci sono diversi consorzi e finalmente è arrivata la tanto agognata tutela. Per molti è un punto di arrivo, secondo noi, secondo me, è un punto di partenza. Lei che cosa ne pensa in merito? Ma il consorzio dovrebbe curare un poco e istruire un poco i viticoltori di fare la viticoltura perfetta, fatta bene per fare vino di qualità. E poi dovrebbe rivedere, far rivedere dalle istituzioni un poco quest'area troppo grande per Taurasi, 17 comuni. Farlo vedere perché? Perché 17 comuni non sono territori omogenei, teniamo territori come il nostro a Taurasi, 350 metri sul livello del mare, e teniamo Montemarano, dico uno per dire un poco quello più alto, Montemarano, 900 metri di altezza. Montemarano col suo territorio finisce a Ponte Romita in confine con Montella, cioè che ha a che vedere l'Aglianico in confine con Montella?
cottaurati praticamente. Allora che cosa si poteva fare? Io l'ho detto a loro, lo ripeto adesso, ma loro non fui ascoltato, ma molti mi danno ragione. Noi potevamo tappezzare delle spine di tre DOC G, prima erano tre DOC, poi successivamente è diventato DOC di tre DOC G, un poco come la Toscana, sono riuscito a fare una regione di grandi vini, ma perché hanno saputo dislocare un poco le cose fatte bene. Un Taurasi di Aglianico in Polizia, DOC G Taurasi, con Taurasi il cuore, il fulcro, perché quello era Taurasi, prima del riconoscimento della DOC G, era Taurasi Gagliani, con la nostra scala ferroviaria, tutta una storia lunghissima, ci vorrebbe tanto tempo per raccontare un po' la storia millenaria del nostro Gagliani. Taurasi e alcuni e i comuni limitrofi, e fare un Taurasi DOC G di Aglianico in Porezza, 100% Aglianico. Un'altra area, diciamo Monte Marano, Castelfranci, quelle zone là, di una seconda DOC G, Aglianico 85% e 15% di Alpi Uaci praticamente, di alta collina, e un Aglianico DOC G di pianura, stiamo nell'altro versante, Bonito, Pietro De Fusi e altri comuni, praticamente senza sconvolgere niente, valorizzando il territorio, tre DOC G, Taurasi, Aglianico in Porezza. Taurasi 85% di Aglianico e quindi di altri, e così l'altra storia. Oggi tenevamo tre DOC G. Che succede adesso? Perché quando si fanno delle manifestazioni, si fanno, insomma, io organizzo altre cose, alla fine dicono, fanno la degustazione, cioè, come ho detto io, Aglianico di media collina, Aglianico di altura, e l'Aglianico di... Dico, ma allora perché fate? Ma perché il vino è diverso? E caspita, quando l'ho detto io prima, non mi avete ascoltato. Allora, se è diverso il vino, lo vogliamo distinguere con certo. Le zone, insolizzatamente. Io spero che si arrivi a questa cosa, perché io con questo non voglio dire che il nostro territorio da uve di grande qualità rispetto agli altri, sono diverse le uve. Allora, se le uve sono diverse, è diverso il vino per l'altitudine, per la esposizione, per la struttura del terreno e per tutta una serie di cose. Allora facciamola queste tre doppie di distinte così, facciamo una cosa bella, valorizziamo il territorio. Allora, Cavalier Antonio Caggiano, il nostro evento che è giunto alla terza edizione, organizzato dall'Associazione Serenity Art, è proprio in arte vino. In arte vino, quindi questo binomio proprio dedicato all'arte del vino, vino e arte. Io so che lei sta cominciando con un nuovo progetto di lavoro. Che cosa ci dice in merito? Questo è un capolavoro d'arte. Certo. Fotografo e poi l'ho dipinto così, ma questi colori, vedi, io li ho ritoccati, ma sono colori veri, naturali della vigna, da tecnica, fotografia e pittura, e poi i tramonti, le Alpi nelle vigne, vedete, le Alpi nelle vigne danno una dominante di azzurro, i colori praticamente, come il deserto. Io ho fatto il deserto, le fotografie del deserto, di prima mattina, quando camminano i cammelli oppure le ombre, sono azzurrite. Qual è l'augurio che farebbe all'Associazione Serenity Art per questa mission che sta portando avanti? Di portare questo discorso e ampliarlo, farlo bene, farlo... Si capisce, è una cosa fantastica che state facendo. Noi, per quello che... Soprattutto con onestà intellettuale, Cavaliere. Certamente, per quello che possiamo fare noi stiamo a disposizione. Qualunque cosa avete bisogno di noi, chiamateci in ogni momento, siamo sempre a disposizione. Grazie a voi, grazie di tutto. Vi ringrazio.